Con Gabriele Galimberti, fotografo, e attualmente sta lavorando a questo progetto di Illy che ha portato qua al fuorisalone e che ci racconta. Prego. Sì, allora praticamente qui stiamo chiedendo alle persone che visitano la mostra, che è una mostra che ha fatto, cioè che raccoglie fotografie di tre progetti che ho fatto per Illy negli ultimi 5 anni. E quindi ai visitatori della mostra chiediamo di entrare in questa stanza e condividere con noi i propri sogni. Quindi chiediamo a queste persone di scrivere, come puoi vedere in un foglio di carta, quali sono i loro sogni. E poi queste persone si siedono di fronte a me in uno studio fotografico dove le ritraggo ad occhi chiusi, quindi evocando un po' questo momento del sogno, aiutato anche da un caffè Illy che mi hanno offerto prima. Quindi Illy in questo caso stimola, aiuta a creare l'atmosfera e stimola un po' la mente a sognare. E quindi stiamo insomma facendo una gallery dove le persone, queste sono solo del primo giorno, quindi sono già passate tante persone, e sarò qui fino a domenica cercando di far popolare sempre di più queste pareti. Piano, di si sta riempendo la parete e quindi insomma contiamo che da qui a domenica tutte le pareti della galleria saranno piene di persone che hanno deciso di raccontarci quali sono i loro sogni. Ok, ho visto che all'inizio della mostra c'è un altro progetto, no? Un progetto forse più ampio con altre foto che hai fatto sempre tu. Sì, 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 la parte di là sono tutte foto mie e sono tre progetti differenti, quindi è divisa in tre parti la mostra. La prima parte si chiama Couchsurfing, ovvero racconto, grazie a fotografie e storie, un viaggio che ho fatto in giro per il mondo andando a dormire a casa delle persone. E questo era un progetto che io stavo facendo per Didi Repubblica alcuni anni fa, quindi avevo una rubrica sul giornale dove raccontavo questa esperienza. In quell'occasione lì ho conosciuto Illy, cioè ci siamo conosciuti per altre strade, perché ero in un set fotografico di un amico che stava scattando una campagna pubblicitaria per loro, quindi ci siamo conosciuti, loro erano curiosi di sapere qual era questo progetto, insomma, questa storia che stavo andando a fare in giro del mondo a dormire a casa delle persone. E quindi da quel momento abbiamo iniziato anche una cosa insieme, ho iniziato questo nuovo progetto che si chiama Coffee Surfing. Concetto base più o meno lo stesso, però invece di dormire a casa delle persone ci prendo un caffè insieme, quindi loro Fantastico. Mi offrono un caffè e nel momento in cui beviamo il caffè mi faccio raccontare delle storie loro che poi rimetto in scena con delle fotografie. Quindi tutte le fotografie che vedi in mostra sono sempre accoppiate da una storia che puoi leggere insieme, e quelle lì sono storie che mi sono state raccontate dalle persone stesse. Quindi condivisione di sogni, condivisione di storie, sì, un po' da sì, tutto il mondo in da realtà. Da tutto il mondo, sì, sì. E poi ho visto che si può partecipare anche su Facebook, quindi in realtà se non si viene qua Se non si viene possibile. Qua si può mandare una fotografia con l'hashtag Illy Dreamers, e quindi le persone possono mandare le loro foto che verranno poi nella gallery sia di Instagram che di Facebook di Illy. E tutto qua. Perfetto, troviamo tutti i riferimenti sul sito della Illy. Sì, okay. Grazie. Grazie a te.